L'ammirazione della vita di una persona fa nascere nel cuore di tanti il desiderio di imitare quella persona. Per esempio, un giovane che vuole diventare un maestro d'orchestra, è chiaro che sarà affascinato dai grandi direttori d'orchestra e quindi dirà: anche io voglio essere come lui. Oppure anche un figlio che vede l'amore con cui il padre cura la famiglia vuole diventare un padre come il proprio padre, che semmai cura la terra con amore. Perché poi non è che tutti siamo affascinati dai grandi personaggi, dai personaggi che hanno compiuto grandi gesti, grandi avventure, grandi epopee. Molti vengono affascinati dalla semplicità di vita di tante persone che vivono la loro quotidianità con coerenza, con amore, con totale dedizione. Anche nella vita di tanti santi, all'inizio c'è sempre il desiderio di farsi santi guardando altri santi. Ieri abbiamo visto un po' il desiderio nato in Sant'Ignazio di Loyola e in Antonio da Padova, Sant'Antonio, no? Che tutti conosciamo e amiamo. Un'altra bella immagine è quella di Santa Teresina di Gesù Bambino, che abbiamo già citato tante altre volte e che mai, come dire, è stonata nelle nostre riflessioni e in questo nostro cammino. Leggendo la vita di Giovanna d'Arco, Teresina di Gesù Bambino sentì il primo appello alla santità e disse: anche io sarò santa. Questo anche io sarò santa dovremmo dircelo ciascuno di noi ogni giorno, perché noi siamo chiamati a diventare santi. La nostra felicità è diventare, essere santi, e abbiamo tutte le capacità, tutte le forze, tutti gli strumenti di diventare santi, perché la santità non è una conquista di per sé umana, ma è un dono e una grazia che il Signore ti fa. Ma leggiamo ancora cosa dice Santa Teresa, la piccola Teresa, quando leggeva la storia di Giovanna d'Arco. Mi sembrava di sentire in me lo stesso ardore. Pensai che ero nata per la gloria. Vedete, quando l'esempio dei santi fa emergere nel cuore delle persone la vera, unica dignità di essere chiamati alla gloria, non umana, ma alla gloria della croce. E quindi, grazie a questi esempi, Dio ci mette nel cuore il desiderio della imitazione e il desiderio della santità. Ma la gloria di un santo non è la gloria delle proprie opere. La gloria di Padre Pio non è la sua gloria, ma è la gloria di Dio riflessa nella vita di Padre Pio piuttosto che nella vita di Santa Teresina di Gesù Bambino o di altri santi. E il percorso battesimale della chiesa inferiore, cioè della cripta inferiore, qui a San Giovanni Rotondo, ti porta a comprendere proprio questo. Dopo aver fatto un percorso in cui si vede la vita di Padre Pio e la vita di San Francesco, che rispecchiano e vivono il Vangelo, si arriva dove vi è la reliquia del corpo di Padre Pio, in questo grande splendore, ma è lo splendore del Cristo risorto, è lo splendore del Cristo morto e risorto per ciascuno di noi. Vi aspetto domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.